about Samson, you read about... Perché forse ci potete aiutare a vedere degli aspetti positivi che noi non riusciamo a vedere, proprio in virtù dell'esperienza che vivete sempre. Quindi vi ascoltiamo volentieri. C'è Ilaria al centro, a cui sono molto legato perché era una ragazza che faceva l'università a Napoli quando siamo stati a Napoli, che poi è entrata in monastero. E poi ci sono Maria Luce, che ha fatto l'università con Don Stefano, Lavelli e Cecilia. Che ha fatto l'università. Anche Cecilia ha fatto l'università con Don Stefano. Bene, vi lascio la parola. Si è fatto l'università con me. Allora, innanzitutto vorremmo ringraziarvi per l'iniziativa che avete preso di organizzare un appuntamento fedele come questo, che per tanti può davvero diventare un'occasione di incontro, di comunione e di preghiera, soprattutto in un tempo di prova, come hai detto tu, in cui si sentono costretti in casa. E quindi vi ringrazio di cuore a nome di tutti, sia quelli che sono anche collegati o quelli che magari non possono neanche collegarsi, perché comunque penso che tutti hanno bisogno di sentirsi parte di una comunità cristiana da cui si sentano portati. E noi volevamo semplicemente condividere poveramente qualcosa della nostra vita che in questo tempo di prova per tutti sta rivelando tutta la sua ricchezza. Mi riferisco al fatto che questa pandemia è diventata da subito per noi un aiuto, cioè un richiamo forte a tornare al cuore della nostra vocazione e al valore che di tutti gli strumenti che la nostra vocazione ci dona di poter vivere. E per non dilungarmi tanto, visto che siamo anche in tre, volevo condividere uno di questi strumenti e raccontarvi qualcosa che una cosa molto grande che accade ogni anno nella nostra comunità durante la Settimana Santa e che abbiamo vissuto appunto anche adesso nel triduo appena passato. E accade questo: nei giorni che precedono il triduo viviamo diversi momenti di riconciliazione in comunità. Ognuna di noi si incontra con le sorelle con cui durante l'anno o ha lavorato o ha vissuto dei servizi o comunque ha vissuto come uno stretto rapporto o una stretta collaborazione per diversi motivi e in diversi ambiti. E ci incontriamo, facciamo questi incontri proprio per chiederci perdono delle reciproche ferite che possiamo esserci fatte durante l'anno, e anche se comunque voi già conoscete la nostra vita, ma forse molti no, già ogni mattina questo momento di richiesta di perdono e di gratitudine ci aiuta come a ricominciare ogni giorno con questa luce, sì, alla luce della misericordia di Dio ogni giornata. Però questo momento durante l'anno è molto forte, proprio in cui ci chiediamo perdono, ringraziamo e anche ci siamo come propositive per un cammino insieme che continua. E ogni anno per me questa è l'esperienza di rinascere proprio da un perdono che è davvero liberante, perché il male fatto lo chiamiamo con il suo nome, senza giustificarlo, però non è l'ultima parola. E tutte quindi ci chiediamo, cioè ci riscopriamo come ugualmente bisognose della misericordia di Dio, di un perdono, e questa misericordia poi si manifesta pienamente nel triduo e sacramentalmente la riceviamo anche nella confessione sacramentale e nell'Eucarestia. E penso che quest'anno, più di altri anni, almeno parlo per me, è stata una grazia davvero immensa, perché in un momento come questo in cui molte poche persone hanno potuto partecipare al triduo, hanno potuto ricevere i sacramenti, noi la riteniamo davvero una grazia molto speciale, per cui per noi è stato anche renderci conto di che cosa vuol dire. E, per cui sì, pensando soprattutto al bisogno che tutti hanno in questo momento nella solitudine in cui sono costretti, possiamo solo davvero ringraziare. Sì, per noi il fatto di vivere sempre con le stesse persone è una vita anche molto di routine, non è qualcosa di subito, ma è come proprio un'opportunità che ci viene data per camminare insieme,
perché quelle persone che ci sono state poste accanto dal Signore sono le nostre compagne di cammino, che ci sostengono nelle fatiche, ci aiutano a convertirci, ci perdonano e con cui possiamo proprio gioire di tutte anche le cose piccole quotidiane della vita. E poi la cosa che ci aiuta molto a vivere anche una vita è scandita sempre dagli stessi momenti, è il fatto che siamo aiutate da San Benedetto, dalla nostra madre, da tutta la comunità, a viverla come un cammino. Cioè abbiamo una strada che è la regola, abbiamo la madre che ci guida e abbiamo una meta che è la vita eterna, che è già vissuta qua nella comunione fra di noi. Per cui ogni giorno e ogni singolo momento è un passo in più in questo cammino che facciamo. E ogni giorno non è mai uguale a un altro, anche se i momenti sono più o meno le stesse e le facce sono poi sempre le stesse. E poi proprio il fatto di essere insieme, vivere in modo così stretto anche la comunione, è lo strumento proprio che ci è dato per rientrare in noi stesse, perché tante volte magari fuori si poteva anche vivere un'evasione, un cercare di scappare anche dalle proprie povertà o da quello che uno non vuole guardare. Invece avere una vita anche così semplice ci fa rientrare in noi stesse, ci mette davanti al Signore praticamente. In questo noi non siamo capaci, però abbiamo la madre che ci aiuta, abbiamo delle sorelle che ci sostengono nel cammino, per cui è proprio una benedizione una vita così stretta di sempre con le stesse persone, non è un qualcosa che sfuggiamo e fa parte proprio dei voti che noi abbiamo scelto. Sì, infatti uno dei nostri voti è quello della stabilità. È la cosa che mi colpisce, che quando uno dice di sì non solo a un luogo, ma dice sì a dei volti, a delle sorelle, a delle persone, per cui tanto più uno sta da solo, scopre se stesso e scopre anche l'altro, quindi nei suoi pregi, nei suoi doni, ma anche nei suoi limiti. E alla fine, di fronte a questo, uno ha una scelta da fare: o scandalizzarsi, chiudersi e deprimersi, oppure aprirsi con una domanda all'altro e fare delle scelte, ad esempio delle scelte a cui siamo state molto chiamate in questo tempo, è quello di benedire le sorelle, cioè di dire bene, pensare bene e anche ringraziare per quello che sono, cioè guardare il bene che c'è nell'altro e ricominciare sempre da un desiderio di amicizia e di comunione. Quindi che chiede anche un perdonare e un essere perdonate, e insieme anche un riconoscere che in fondo dell'altro poi uno ha bisogno. E mi colpisce che l'esperienza che si fa in comunità è il fatto che, cioè, ogni sorella è preziosa, cioè magari anche quella con cui fai un po' più fatica, che è un po' fastidiosa, però anche lei fa parte della tua famiglia e sì, senza di lei non sarebbe uguale, cioè il volto cambierebbe, ci sarebbe qualcosa anche di meno per me. E penso che questo poi lo stiamo sperimentando anche a livello di chiesa, cioè che ci sentiamo comunque parte di un corpo, per cui anche ricevere i sacramenti, che è stata una grazia veramente grande, cioè l'Eucaristia ogni giorno è un dono che veramente non finiremo mai di ringraziare il Signore, però capiamo che lo facciamo non solo per noi, che siamo, sì, parte della Chiesa, parte di un popolo, per cui è offerta per tutti, è vissuta in comunione con tutti. E sì, poi penso anche che c'è un desiderio anche cioè che uno alla fine cambia nella misura in cui si affida al Signore attraverso la preghiera e poi si riconosce l'amore che riceve su di sé. Cioè io penso a me, penso sono cambiata quando mi sono sentita amata, e alla fine uno nella propria esperienza può accorgersi dell'amore che ha su di sé e poi desiderare anche di viverlo con gli altri. E noi abbiamo molto a cuore in questo tempo, cioè tutto quello che si sta vivendo e che veramente stiamo portando tanto, sia come richieste che ci sono affidate, ma quotidianamente, e tutto quello che si sta vivendo nel mondo di doloroso, di sì.
Mi portiamo tutti nella nostra povera preghiera. Sì, se puoi spiegare un minuto quest'ultima cosa che hai detto, abbiamo ancora qualche minuto, cioè molti si sentono inutili a casa, percepiscono quelli che lavorano negli ospedali, quelli che danno la vita per gli altri, ma magari sono a casa che non possono fare niente, si sentono inutili, mentre tu ci hai parlato di portare il mondo dentro la vita che fate, se puoi dirci una parola su questo. Sì, allora innanzitutto due cose, ogni istante può essere sempre offerto e da un valore che solo il Signore vede fino in fondo come risultato, ma noi cioè, la fede ci fa dire che il Signore lo accoglie, l'accoglie quell'offerta e la guarda, e quindi vuol dire che ogni cosa che uno vive, dall'andare al lavoro, che noi abbiamo la grazia di poterci andare ad essere in chiesa, ad essere fedeli ai gesti della nostra vita. Tutto, se è vissuto come risposta al Signore, è dentro, comunque, cioè, ha un senso e il Signore lo utilizza nel suo disegno di salvezza. E poi penso anche che comunque ci sono dei gesti che oggettivamente aiutano, per cui noi abbiamo detto tanti, ogni giorno un rosario comunitario, abbiamo intensificato l'adorazione eucaristica, per cui c'è un'oggettività della preghiera che sale al Signore, cioè che Lui l'accoglie nelle sue mani. Bene, allora vi ringraziamo tantissimo di essere state con noi. Portateci nella vostra preghiera. Io sento molto, ma questo qua non lo dico stasera, chi mi ha sentito parlare in chiesa, in parrocchia un sacco di volte, ho sempre detto che la nostra parrocchia va bene perché abbiamo le suore di clausura che pregano per noi e quindi invito anche a quelli che ci ascoltano di affidarvi alle loro preghiere perché sono molto potenti e vi ringraziamo anche dei vostri volti sorridenti che ci testimoniano che stare vicino a Dio è l'unica strada della vera felicità. E adesso vi lasciamo andare a dormire perché per voi è molto tardi. Grazie. Grazie, ciao, Grazie. buonanotte. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte.